Cari amiche, cari amici, sono Alessandro Antico della Nazione con voi per un'altra puntata della nostra storia, delle storie del Medioevo e del Rinascimento di Firenze. Alle mie spalle qualcosa che non è in sé del 1300 e del 1400, ma il complesso nel quale ci troviamo sicuramente sì. Andiamo a vedere. Piazza delle Murate. Questa era in origine. E che cos'era? Che cosa vuol dire le murate per Firenze? Un convento di monache di clausura, da qui appunto la chiusura, le murate, le monache che erano murate dentro questo complesso, che poi nel corso dei secoli si trasformerà anche in carcere. Lo fu dal 1883 al 1985, qui ci fu anche una rivolta negli anni di piombo. Ancora prima però, quando questo complesso, oggi adibito a abitazioni, anche a circoli ricreativi, culturali molto interessanti, era appunto un convento che ospitò personaggi illustri, tra i quali vi dico Caterina de' Medici, che aveva uno zio influente, indubbiamente era il Papa Clemente VII, che la ospitò qui quando aveva 8 anni, era ancora bambina, già orfana ovviamente dei genitori, prima di trarla in salvo. E poi Caterina sappiamo che diventò la regina Fiorentina de' Medici di Francia.